tante novità. Saprete presto, ciao. Siamo qui sempre al presidio in piazza, tra noi c'è qualche problema, nel senso che abbiamo le bolle ai piedi. Adesso vi faremo vedere come si risolve questo problema. Continuate a seguire. Ma chi è Nicolò? Sta scoppiando la palla. Manco senti, non è che si sente. Io sono un grande a questo. Uno. Questo è un sistema, questo è un sistema per far riassorbire le bolle che vengono ai piedi. Si cuce la parte superficiale, così l'acqua viene assorbita dal cotone, si asciugano, seccano e non si hanno dolori, tranne che chi lo fa non sbaglia, no? Vuoi che inserisca? No, no, bene, bene, continuate a seguire. Già mi è bastata la spina. Gina. Lavoro terminato, bisogna tagliare una forbicina. Ehi, non c'è, ma noi stiamo a bruciare. Dicevo i latini, ma ciò che la medicina non cura, solo il fuoco lo cura. Ciò che il fuoco non cura, solo la morte cura. Ah! Curato. No, quello no. Insalata di chiaro si è acceso. E l'omolone. La sigaretta domata. La vuoi fare la bella vita? Non le faccio quella via, non mi pare più. Allora, già domani lo puoi tirare. Il biglietto per andare a Roma. Finito. Sì, ce lo possiamo andare col mi serve per girato mai il caso. No, non me ne la rivoluzione è gentile. Bisogna anche essere gentili con la sofferenza altrui. Bello ed emozionante vedere la solidarietà delle persone. Ci sono famiglie che sono venute a trovare. Aspetta. Oltre alla gentilezza del sindaco Buzzanca di Messina, e hanno portato delle cose buonissime. Patate e fagiolini per noi. Come dice? Patate e fagiolini. Sì. E c'è anche l'insalata di riso che avete già gustato e poi ci sono delle cotolette di soia e con contorno. Ma che ne dice questa rivoluzione gentile? Le piace, signora? Sì, a me piace. Mi piace anche il termine che avete scelto, quindi comunque il nome è gentile. E grazie per questi piatti lupuliani che avete portato. Grazie a voi. Che sbaferemo in due secondi. Continuate a seguirci. Questo infatti è il tentativo per cui il grano morto lascerà da rispondere ai finestri per proseguire questo cammino che si chiuderà a Roma. Sì, infatti mi terrorizza l'idea di pensare che so che tra quanti guardate i video della Rivoluzione Gentile vi è grande entusiasmo e grande gioia per questa scelta. Non poteva essere differente. Però dovete sostenerci. E dovete venirci incontro. Cosa abbiamo pensato? Visto che c'è gente che veramente ha faticato tanto, abbiamo pensato di anticipare un poco i tempi, in parte viaggiando la notte e cambiando i cavalli. Quindi manderemo o Chip e Chop o soltanto Chip a casa e faremo arrivare, per ciò che mi riguarda e ci riguarda, Metzke e Paloma, e così avremo altri due cavalli come ricambio per fare più in fretta. E toccheremo soltanto alcuni comuni che sono quelli che vi elenco adesso. Sapete che la destinazione finale è Montecitorio. Noi avevamo tanti altri comuni da visitare,
ma dobbiamo fare in fretta per due motivi. Uno, perché non c'è veramente tanto tempo, e lasciare ancora che i balordi che ci governano e tutti i parlamentari disonorevoli che stanno ancora con il sedere attaccato alle loro poltrone vadano a casa. Secondo punto, abbiamo ricevuto tantissime, ma proprio tantissime telefonate e mail. Non avete idea quante sono state come numero e come intensità, molto cariche di molto sentimento, nelle quali ci chiedevano di non mollare, di continuare, e che tanti sarebbero venuti, però non avevano la possibilità di giocarsi tutte le ferie per 20 giorni, 25 giorni in cammino. Ci siamo spostati adesso davanti all'ingresso principale di quel municipio di Messina che con grande gentilezza e cortesia ci ha ospitato e ci sta ospitando. In mano ho la richiesta formulata ai termini di legge alla questura di Messina, nella quale stabiliamo tappe e date. Quindi posso dirvi tranquillamente che noi partiremo domenica 10 giugno alle ore 10 dai traghetti Caronte, arriveremo in Calabria e la prima destinazione sarà proprio Gioia Tauro, dove dormiremo e resteremo tutto un giorno per poi ripartire e recarci alla Lamezia Terme. Anche lì, giorno 11, staremo un giorno sino al 12, ripartiremo per andare a Cosenza. A Cosenza sosterremo due giorni, ed esattamente il 12 ed il 13. Giorno 14 saremo a Salerno, il 15 e il 16 saremo a Napoli, e venerdì e sabato, e domenica entreremo a Roma e ci recheremo con cavalli, asini, muli, biciclette, con le nostre gambe, con quel calesse sgangherato che ci ha accompagnato per tutto questo percorso, entreremo a Montecitorio, nella piazza Antistanto. Che dirvi, siamo molto contenti di aver preso questa decisione, però vi chiediamo di essere ancora una volta a noi vicini e testimoni di questa grande sofferta avventura, perché dovete sapere che è stata dura e continuerà a essere dura. Nelle tappe che vi ho detto, noi ci fermeremo davanti la piazza Antistanti, il municipio di queste città, di questi paesi. Incontreremo i sindaci e vivremo l'esperienza con la gente. Perché abbiamo deciso di fermarci un giorno in queste piazze? Perché quando ho pensato a questo viaggio ho fatto un errore e me ne assumo responsabilità, perché noi siamo sempre arrivati nel tardo pomeriggio, abbiamo incontrato l'amministratore comunale che ha pensato ai cavalli a noi e la mattina poi andavamo via, quindi non abbiamo avuto modo di incontrare e conoscere la popolazione locale. Qui a Messina l'esperienza è stata invece opposta, cioè siamo stati molto bene sia con l'amministrazione e anche con la cittadinanza, per cui vogliamo parlare con la gente e allora sosteremo in questo modo. Anticiperemo quindi la data, non saremo più entro il 4 di luglio a Roma, ma domenica 17 giugno. E questo anche perché sono arrivate moltissime email di gente che ci ha detto: sai, io vorrei partecipare, ma giocarmi tutte le ferie in giro con il cavallo, preferirei prenderle per stare con voi a Montecitorio. E quindi anticipiamo a tutti quanti la data, e intanto c'è un'urgenza perché le cose continuano ad andare male, e poi diamo la possibilità a quanti vogliono stare con noi di stare insieme. Con la prossima puntata, la giornata di domenica, proprio per la partenza, e questa puntata la voglio dedicare, così come questa cittadinanza
la sta dedicando ai nostri due marò che sono ancora sottoposti agli arresti in India. È una vergogna che un paese come l'Italia, ed è una vergogna questo governo, che non riesce a portare a casa. Sono lì, li vedete, Massimiliano Latore e Salvatore Girone. Che questo viaggio di libertà possa servire anche a voi. Ciao a tutti, sosteneteci, vi vogliamo bene, ma venite e partecipate. Ciao. Buon viaggio e grazie per i suoi obiettivi. Va bene, buona serata, Richard. Stavo dicendo, no, perché io avendo saputo. Quante le strade che un uomo farà, e quando fermarsi potrà, quanti mari un gabbiano dovrà attraversare per giungere riposa. Everybody! The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, hey, hey, hey. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Aspettiamo per la rivoluzione gentile. Ciao.